L'energia eolica ha un potenziale veramente interessante, soprattutto per l'Italia, che presenta così tante coste, così tante zone che sono effettivamente battute dal vento. Noi in particolare proponiamo dei generatori eolici che sono di piccola taglia, in particolare questo qui è un generatore eolico da 400 watt che permette di usufruire per illuminazione, per frigoriferi, televisione, quindi tutte le necessità che ha un'utenza per la propria casa. Purtroppo al momento non possono essere ancora installati in rete questi generatori eolici, soprattutto quelli di piccola taglia, però è un tipo di fattore che stiamo cercando di spingere a livello nazionale. È interessantissimo il campo delle energie rinnovabili perché non si occupa di un settore particolare, ma sfrutta a seconda del territorio in cui si installa le capacità che ha il territorio stesso. Quindi in una zona che è particolarmente battuta dal vento andrà bene l'energia eolica, in una zona che è particolarmente soleggiata come il sud Italia per esempio andrà bene sia l'energia solare termica, che sono quei pannelli che vediamo alle mie spalle, sia il pannello fotovoltaico che produce energia elettrica dal sole. L'energia fotovoltaica viene in questo momento incentivata fortemente dallo Stato, che paga direttamente la produzione di energia elettrica tramite questi pannelli. Questi pannelli sono molto interessanti perché producono energia elettrica che può essere quindi utilizzata per qualsiasi applicazione, dall'utilizzo di elettrodomestici fino anche al riscaldamento. Con questi impianti si ha un ritorno del costo dell'impianto che è di circa 6.500 euro ogni kilowatt installato. Nel giro di 6-7 anni questo impianto viene ripagato. L'incentivazione da parte dello Stato, che dura 20 anni, permette di avere un ritorno economico notevole. Pannelli del genere, soprattutto per il sud Italia, sono estremamente convenienti perché sono a circolazione naturale e possono contenere da 150 a 300 litri. Il costo gira attorno di listino tra i 1.000 e i 1.500 euro. C'è da precisare comunque che lo Stato incentiva, dal punto di vista fiscale, una detrazione del 41% su questo costo, che quindi diventa nettamente conveniente per qualsiasi utente.